Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete appunto di nuovo nella mia stanzetta qui in Germania, perché appunto fuori ci sarebbe una bellissima giornata, ma c'è troppo vento. Avevo intenzione di portarvi un pochino in giro per il paesino o comunque nelle vicinanze qui, ma non si sarebbe sentito nulla di quello che avrei da dirvi, e visto che è molto più importante quello che ho da dirvi piuttosto che quello che ho da mostrarvi, ho pensato di fare il video di nuovo seduta qui nella mia stanzetta. Oggi si parla di YouTube e di come emergere. Ho un pochino di esperienza, non sono un guru, però posso raccontarvi quali sono i miei consigli per chi vuole iniziare proprio dalla base, per poter emergere un pochino più facilmente e farsi conoscere al pubblico che appunto segue YouTube. Direi di partire subito dal primo punto, che è scegliere il nome del canale. Il nome del canale è la cosa in assoluto più importante perché appunto vi identifica. È il caso di scegliere un nome che sia breve, semplice, che sia riconoscibile e facile da ricordare. E appunto deve rappresentare il canale, quindi appunto è forse la cosa più difficile da fare. Secondo punto da valutare è la grafica. Innanzitutto l'immagine del profilo, ma anche quello che è il banner del canale, quindi l'intestazione sopra la nostra pagina del canale, che sono due cose molto importanti. In particolare nel banner del canale viene consigliato sempre di mettere l'indicazione di quale sarà la cadenza dei video. In particolare se vedete il mio, c'è appunto il mio nome e cognome e c'è l'indicazione che dice che appunto i miei video escono ogni martedì alle 18. Io ho fatto una cosa un pochino più particolare, nel senso che sia l'immagine del profilo che il banner del canale sono poi coordinati con gli altri social, quindi con la pagina Facebook, con il mio profilo Instagram e anche con quello Twitter, in maniera tale appunto ad avere una certa uniformità. Se volete farvi le immagini da soli, c'è un sito molto utile che uso anch'io, è molto pratico e veloce da utilizzare, che è Canva, e ve lo consiglio, anche poi per le miniature dei video, come vedremo più tardi. Terzo punto, quello che vi consiglio di realizzare un trailer del canale che sia breve e di impatto, perché deve appunto invogliare i visitatori che magari si trovano sul vostro canale per sbaglio ad iscriversi, deve incuriosirli e appunto invogliarli ad iscriversi. Quarto punto, si tratta di un argomento abbastanza ampio che è comunque molto importante: che tipo di video funzionano su YouTube? Per quanto mi riguarda, io punto molto sui video che non passano di moda, che sarebbero nel mio caso i viaggi, ma possono essere anche ricette e fai da te, quindi il do it yourself. Ma funzionano anche molto i vlog, quindi il parlare di sé, il mostrare la propria quotidianità, la propria vita. Oppure video su altri YouTuber, anche se almeno per quanto mi riguarda non sono particolarmente attraenti per mio gusto. E poi vanno molto i video emozionali, in particolare quelli con emozioni negative, quindi il panico, la paura, la sfortuna, eccetera. Quindi oh mio Dio, mi è successo questo. Tanto per capirci, quelli attirano molto il pubblico. Al punto numero 5, sempre per quanto riguarda i video, da non sottovalutare il fatto di fare collaborazioni o di partecipare a progetti con altri YouTuber. Per quanto mi riguarda, tanto per capirci, io qualche anno fa ho partecipato a Topi di Biblioteca, che era un progetto portato avanti da Shanti, poi questa cosa si è un attimino esaurita per quanto riguarda il progetto di Shanti. Io continuo ad avere la mia playlist quando leggo un libro di cui penso possa essere interessante dare la mia opinione, vi registro la recensione. Poi c'è stato il video per Little by Little, che è un progetto che ha lanciato su YouTube Roxy, oppure il progetto di Mare Vivo, che mi ha coinvolto, che mi ha visto coinvolta dall'associazione, quindi sono loro che hanno contattato me e mi hanno proposto di fare questo video per parlare di questo loro progetto. Quindi possibilità ce n'è tantissime, basta cercarle, basta mettersi d'accordo. Importantissimo nei video è quello di fare domande al pubblico e quindi di avere un minimo di interazione, quindi cercare appunto di renderli un pochino interattivi, nel senso io vi chiedo un parere e voi magari rispondete nei commenti. Una volta che abbiamo il nostro video è il momento di pubblicarlo. Quindi per il punto numero 7 abbiamo la scelta del titolo del nostro video. Il titolo deve essere accattivante e pertinente con il contenuto del video.
quindi con possibilmente la parola chiave in maiuscolo, cosa che io faccio veramente di rado. La cosa più importante però è che il titolo non sia un clickbait, perché ovviamente essere imbrogliati non piace mai a nessuno, rischiereste che qualche vostro iscritto si disiscriva. Punto numero 8, nella miniatura del video è sempre meglio mettere un'immagine di se stessi, quindi con la propria faccia, cosa anche questa che io non faccio quasi mai. Sulla vostra faccia deve esserci appunto, deve vedersi un'emozione e in genere appunto quelle negative sono molto più accattivanti, attirano molto più il pubblico rispetto alle altre. Punto numero 9 è la scelta dei tag, appunto devono essere sempre attinenti al video e in genere bisognerebbe preferire quelli che vengono chiamati tag a coda lunga, quindi tag con più parole. Per fare questa cosa vi consiglio l'estensione di Chrome a cui mi affido io, che mi aiuta tanto a vedere quali sono magari i tag che si collegano tra loro, appunto questa estensione che si chiama vidIQ e c'è anche un canale YouTube che vi aiuta a scoprire le nuove funzionalità di YouTube, eccetera, e appunto questa estensione appunto mi aiuta molto con i tag. Punto numero 10, sempre relativamente alla pubblicazione del video, bisogna curare un pochino la descrizione. Anche questa è una cosa che non faccio quasi mai, però è molto utile perché serve a posizionare meglio il video nei risultati di ricerca. Una volta pubblicato il video, la primissima cosa da fare è quella di condividerlo sui vostri social in maniera tale da coinvolgere magari qualche amico, qualche vostro seguace su Twitter o su Instagram che magari è interessato al vostro video. E successivamente è quella di linkare il vostro video su forum o gruppi Facebook che trattano quell'argomento lì, ovviamente dove è possibile fare spam. Al punto numero 13, che in realtà si collega al punto numero 6, c'è quello di rispondere ai commenti sotto i propri video. Se noi abbiamo fatto una domanda al nostro pubblico e il nostro pubblico risponde nei commenti, è bello comunque fargli vedere che siete presenti anche non solo nel momento in cui pubblicate il video o in cui lo programmate, ma anche nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione, ma rispondendo appunto ai commenti, mettendo like, ringraziando per il commento, eccetera. Per aumentare un pochino la vostra visibilità e portare un po' di traffico sul vostro canale, è utile molto commentare i video degli altri canali, ma attenzione, io non intendo commentare il video dicendo passate da me semplicemente, quindi niente spam puro. Ma magari appunto scrivendo dei commenti attinenti al video che avete visto, potete anche invitare la gente a passare da voi, però comunque sia non deve essere uno puro spam fatto appunto di copia e incolla. Le altre persone che commentano quel video potrebbero vedere il vostro commento e incuriosirsi rispetto al vostro canale, quindi quindi può diventare dei potenziali nuovi iscritti. Al punto numero 15 c'è la programmazione dei video, che secondo me è fondamentale perché vi permette di avere un appuntamento fisso con i vostri iscritti e vi permette appunto di avere una certa continuità sul canale. Ultimo punto, ma comunque importante, in genere per YouTube la quantità è fondamentale, quindi più video mettete sul canale, quindi più frequentemente caricate dei video, più si cresce in fretta. Io vi dico però che dovete dare molto un occhio alla qualità, perché non potete caricare video brutti da vedere, ma più di uno al giorno. Quindi bisogna trovare il giusto bilanciamento. In ogni caso vi dico che secondo me non c'è da preoccuparsi di essere perfetti, ma bisogna fare le cose che ci piacciono. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, spero di avervi fatto conoscere qualche nuovo trucchetto, diciamo così, per emergere su YouTube, se non siete già dei big, ma non penso che avreste visto questo video nel caso. Se avete qualche consiglio in più da darmi e da dare a chi vede questo video, lasciatelo tranquillamente in un commento qui sotto in modo tale da condividerlo con tutti. Se volete lasciate un like e condividete questo video con i vostri amici. In descrizione trovate il link a tutti i miei social in maniera tale da non perdervi le mie avventure anche fuori dai video di YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!